Siamo in collegamento con il consigliere comunale Movimento 5 Stelle Ciro Burriello, già assessore nella Giunta De Magistris allo sport nel comune di Napoli. Grazie per essere nuovamente collegato con noi, ben trovato. Grazie a voi, grazie. Allora, consigliere, lei ha la delega ricevuta proprio dal Premier Conte, Movimento 5 Stelle, per gestire i rapporti con le municipalità. Le municipalità sono in difficoltà perché non si riesce ormai da oltre 9 mesi ad eleggere gli assessori, quindi insomma è una situazione abbastanza anomala e preoccupante. Insomma, come si può raggiungere questo obiettivo che sembrerebbe facile, ma invece è difficile, ce l'ha insegnato la politica? Come si può procedere? Allora, intanto sono grato a Conte, insomma, a tutti gli organismi, insomma, del mio partito che mi hanno voluto indicare in una difficile sfida che è quella appunto della gestione delle municipalità in questa fase di avvio abbastanza complessa, ma anche una fase che ci porterà, credo, in un tempo specifico a un profondo rinnovamento del sistema delle municipalità. Questo è il tema. Le municipalità, come sono ora concepite, non funzionano, hanno moltissimi limiti, limiti di competenze, limiti strutturali e quindi vanno riorganizzate e proprio dal Consiglio Comunale si sta tenendo una commissione speciale che è appunto quella che provvederà alla riorganizzazione e riorganizzazione di un nuovo assetto di competenze che dovrà essere data alle municipalità. Ora noi scontiamo, come dire, un ritardo evidente, insomma, sulla questione dei collaboratori del Presidente, perché noi, come dire, in maniera molto nobile li chiamiamo assessori, ma sono dei collaboratori del Presidente di municipalità che avranno delle funzioni specifiche di collaborazione su alcuni settori vitali della vita della municipalità. Per cui è una prerogativa quella del Presidente di scegliere appunto questi collaboratori e come in ogni famiglia, quindi coalizione, questi vanno scelti nell'ambito di un assetto politico più generale. Ecco, l'assetto politico è la coalizione che ha portato le singole municipalità a vincere le elezioni. Voglio dire, voglio ricordare a tutti che abbiamo avuto, come dire, un risultato storico mai successo, credo, nella storia delle municipalità, perché le municipalità partono nel 2006, che tutte e 10 le municipalità appartengono a una coalizione, ossia quella che ha appoggiato il sindaco Manfredi alle ultime E elezioni. beh, Quindi questo ci troviamo poteva proprio anche. essere, diciamo, almeno per i non addetti ai lavori, poteva sembrare la cosa più semplice poi per poterli farli funzionare Chi appieno. ha Perché lei poca dice esperienza. non sono assessori, sono dei collaboratori. Però abbiamo detto che le municipalità hanno un ruolo importante sul territorio perché ne hanno la conoscenza capillare. Quindi diciamo che bisogna anche supportare i presidenti perché chiaramente se il lavoro è tanto non riescono nemmeno a farlo in maniera efficiente. Quindi, insomma, la politica dovrebbe decidere. Tra l'altro, è stato fortemente contestato il presidente della sesta municipalità, Fucito, che ha scelto due dei tre assessori o tre collaboratori, così come li vogliamo chiamare e come li chiama lei. Perché contestare colui che ha esercitato un suo pieno diritto? Perché poi i collaboratori devono scegliere i presidenti, non li deve scegliere il sindaco, in accordo con la politica. Ma se l'accordo non c'è, viene da sé che il presidente deve agire. Sul deve, come dire, fare una riflessione. Il presidente Fucito è politico troppo intelligente e attento, frequentiamo la politica dallo stesso numero di anni, per cui conosciamo bene quali sono i limiti e, come dire, le tenute delle coalizioni. Credo che lui abbia fatto questo, insomma, conoscendolo quasi come una sfida e quasi come dire, una provocazione, e credo che insomma, rientrerà più presto in una situazione di mediazione e che poi consentirà a tutti i partiti della coalizione che hanno appoggiato appunto il presidente Fucito per una vittoria quasi scontata, perché nella sesta municipalità non c'è mai stato altro risultato che quello del centro-sinistra, per cui credo che lui, confrontandosi in un momento in cui chiediamo sempre che la politica faccia un passo avanti, possa rientrare in alcune scelte che sono scelte esclusivamente personali, che non sono state condivise con me, quindi con il partito. Tra l'altro, Fucito, per quanto ci riguarda, è arrivata anche una chiarissima nota,
il quale insomma non si riconosceva alcuni soggetti che erano stati indicati, ma questa è un'altra storia, queste cose che non interessano ai cittadini. Ai cittadini interessa che alle municipalità vengano date delle funzioni, vengano date delle funzioni e soprattutto possano dare delle risposte. Se noi alla municipalità non diamo gli strumenti per lavorare, allora è chiaro che non si riesce a fare quello che devono fare, quello per il quale si sono candidati e sono stati eletti. Le municipalità, come dicevi tu, hanno una conoscenza capillare, una conoscenza strettissima del territorio, conoscono ogni luogo, ogni rione, ogni piccolo impianto sportivo, quindi bisogna fare molta attenzione a dare delle, come dire, possibilità certe di lavorare, perché se nella municipalità poi dopo devono sempre avere il rimando all'assessore competente al comune oppure alla commissione comunale, abbiamo creato un contenitore senza dargli, come dire, delle funzioni, senza metterci nulla dentro. Quindi il tema vero è questo qui. Poi c'è anche il tema della politica, che è poco interessante agli occhi dei cittadini. Io me ne rendo conto perfettamente perché sono sempre molto attento a questo e soprattutto sono molto attento a quello che dicono i cittadini. Ai cittadini non interessa la polemica del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, della lista Manfredi o delle tantissime liste che compongono, come dire, la coalizione. Ai cittadini interessano che ci siano degli interlocutori validi, dei soggetti politici validi che siano in grado di dare delle risposte e che siano in grado di affrontare e risolvere un problema. Perché il vero tema è come si affronta il problema. Perché se io metto lì un inesperto, un giovane, può essere anche laureato con un master, insomma, alla Bocconi e qualsiasi altra cosa, ma non ha la capacità di interazione, non ha la capacità di affrontare e risolvere il problema, non abbiamo fatto nulla. Quindi anche queste scelte devono essere fatte al meglio, i partiti politici devono dare il meglio ai residenti. Il presidente può anche scegliere, deve scegliere all'interno di un contenitore e di un, come dire, di un gruppo di lavoro. Tra l'altro i partiti hanno accompagnato alla vittoria i presidenti, quindi come si potrebbe fare qualche cosa di diverso? Quindi i presidenti sono molto attenti a queste cose, sanno bene che poi dopo diventa anche difficile la vita nei consigli delle municipalità se tu non tieni conto di alcuni equilibri che devono essere assolutamente rispettati. Certo, Ma questa è consigliere, però mi perdoni se la interrompo, credo che i tempi, insomma, siano ormai scaduti, insomma, o sì, decidono i presidenti, sono devono decidere da soli, concordo. insomma, non si può perché diventa una cosa veramente vergognosa per chi, come il cittadino, ha bisogno di avere delle risposte, ha bisogno di Degli avere una carta interlocutori, d'identità in tempi ragionevolmente brevi e non aspettare 6 mesi, quindi c'è anche il guarda, tema sono disposto. dell'assunzione di persone. Personale per le municipalità. È chiaro che però se noi non mettiamo in condizioni i presidenti di lavorare al meglio, il presidente di turno potrà sempre dire non sono stato adeguatamente supportato. Supportato, certo. Ti dico che io sono disposto da ora, e lo sanno tutti, insomma, a chiudermi in una stanza dove ci sono tutti i soggetti, come dire, deputati alla scelta, in una riunione che possa poi portare a una soluzione definitiva del problema. Io non mi tiro mai indietro. Se c'è un problema si affronta. Io, come dire, oggi da delegato, del Premier, insomma, del Presidente Conte, che mi ha individuato come elemento, diciamo, di esperienza, diciamo, all'interno del movimento per condurre questa trattativa, io sono in campo fin da ora, ma lo sanno tutti, ma lo dico anche di Marco Saracino, di Carlo Cuca e di tanti altri che stanno, come dire, condividendo questo percorso un po' più complesso. Siamo pronti, come dire, sono pronto immediatamente, come dire, a un tavolo di confronto che possa permetterci di entrare e di uscire con la soluzione ai problemi. Tra Tra l'altro, l'altro, è insomma, chiaro che concludendo sulle municipalità, le dico la percezione che si ha che la città non ha avuto in questi 9 mesi la svolta che gli elettori si aspettavano dopo un momento indubbiamente difficile dell'ultima gestione De Magistris. Quindi chiaramente questo episodio delle municipalità che potrebbe sembrare risibile rispetto ai grandi problemi non lo è perché si ha la percezione di una debolezza dell'amministrazione Manfredi. È questo che il cittadino non deve avere perché il cittadino attende delle risposte sui servizi che in questa città non ci sono. Allora, nessuno credo immaginava che in 9 mesi o in alcuni mesi si potesse dare una svolta così radicale a quello che era uno stato di cose che io ho vissuto in prima persona, anche poi dimettendomi negli ultimi 2 mesi che hanno preceduto poi la campagna elettorale. La situazione del comune è devastante, insomma, il comune attraversa una difficoltà enorme, la mancanza di servizi dipende esclusivamente dalla mancanza di personale, la mancanza di personale dipende da altre mancanze e soprattutto c'è la situazione economica che oggi
dopo il patto per Napoli, insomma, ci si riavvia a mettere il comune di Napoli, l'ente, in uno stato di sicurezza. Il lavoro fatto per il patto per Napoli è un lavoro enorme, importante, che hanno fatto i partiti, il centro-sinistra, il centro-destra, tutti hanno contribuito a dare come dire, una spinta al Premier Draghi per trovare, come dire, la soluzione migliore per la città. Certo, una soluzione lunga, perché tu in 20 anni riesci, come dire, ad ottenere un contributo, ma il problema è che bisognava far capire che si doveva arrivare al governo e far capire che la città di Napoli era in una difficoltà, come dire, assoluta. Oggi c'è una congiuntura buona, ci sono i partiti che stanno facendo finalmente la loro parte. Prima non l'hanno fatta, interroghiamoci anche su questo. Perché prima i partiti non hanno fatto questo lavoro, oggi lo hanno fatto, c'è un nuovo sindaco a cui bisogna dare, come dire, così come è stato dato e dimostrato alle elezioni, fiducia e soprattutto bisogna dare, come dire, tempo. Il tempo non è poco, però 5 anni di amministrazione ci sono tutti e ci saranno, come dire, sicuramente saranno utili per poter dare, come dire, per poter dare un contributo di miglioramento in quelli che sono i servizi, in quelli che sono i trasporti, in quelli che sono gli asili, le municipalità. C'è tutto un sistema che deve essere riavviato perché purtroppo gli ultimi 2 anni, un po' la pandemia, la carenza di soldi, tutti sono andati in pensione. Negli ultimi 2 anni sono andati in pensione circa 2.000 persone. Noi ci siamo trovati negli ultimi 2 anni dei Magistris ad avere, come dire, collaboratori, poi non avere più nessuno, non c'è nessuno neanche che fa le carte di identità. Il vero tema è questo. Se io al Vomero devo aspettare alcuni mesi per poter fare la carta di identità, ma io un serio problema me lo devo porre. Allora è chiaro che oggi, come dire, si è fatto finalmente il fabbisogno assunzionale per l'ente e si capirà che da qui a un anno, 2 anni, si assumeranno finalmente del personale per i servizi vitali di un ente. Noi siamo quasi un ente da terzo mondo, salvando il terzo mondo, e attenzione, quindi non è soltanto il tema della municipalità, è un tema politico, ma qui siamo all'assoluta mancanza di servizi, anche a Sia, noi diciamo le strade sono sporche, lo vediamo tutti che le strade sono sporche, ma tutti sapevamo che le strade sono sporche perché non ci sono più gli spazzini. A Sia Però non le ha più strade sono più spazzini. sporche di prima, insomma, quindi questo è il tema. Esattamente, Secondo non me, c'è chi le spazza. insomma, c'è bisogno di accelerare un po', soprattutto su Sì, su questo sì, servizi su questo essenziali. sì. Insomma, stiamo andando un po' troppo a rilento. Insomma, la città non può aspettare che, Non devi diciamo, aspettare. non può e non deve aspettare. Noi la ringraziamo, la salutiamo, le auguriamo buon lavoro e speriamo quanto prima di sapere da lei che quantomeno è stato risolto il problema delle municipalità. Se le Arrivederci. date 10 giorni ancora, io credo che 10 giorni sono sufficienti per risolvere ogni E questione. allora ci ricollegheremo tra 10 giorni e ci dirà quali sono, come avete Lo trovato dirò la tutto. quadra. Grazie, Grazie. arrivederci. Grazie.